Qua sotto si sono riprese. Sì. Allora, sulle cose dette la volta scorsa, sono domande. Perplessità, qualsiasi cosa a disposizione. L'ultima parte della presentazione, la scorsa volta, ha riguardato, diciamo, la rimozione di alcune delle ipotesi fatte per tracciare in maniera semplificata questi domini nel caso di sollecitazioni a caldo. Diciamo, nella prima parte si è vista la questione del calcolo, dell'introduzione al calcolo elastoplastico. Questo ha permesso di ricavare i domini che vedete qui raffigurati in nero, che sono quelli a freddo, per cui dominio di interazione momento sforzo normale al limite plastico, che è quello che è un'equazione parabolica, e al limite elastico. E, diciamo, le assunzioni che erano state introdotte in questa circostanza erano quelle relative al fatto che, come vedete riportate qua, la temperatura sul materiale strutturale è uguale a quella dei gas e dei fumi nelle vicinanze, la temperatura all'interno dell'elemento strutturale è uniforme, quindi in tutte le sezioni dell'elemento è la stessa temperatura. Sono stati esclusi i fenomeni di stabilità e sono stati trascurati i momenti, diciamo, le variazioni di momento dovute alle inflessioni indotte dalla variazione di temperatura. Poi sono state trascurate anche, diciamo, le interazioni iperstatiche con il resto della struttura, e poi si vedrà di fatto che significa, ve le accennerò, e del tratto di raccordo curvo nel legame costitutivo dell'acciaio. Se vi ricordate, significa fare riferimento a questo, torno indietro. L'ultima ipotesi presa in esame è questa, cioè che anziché considerare tutti questi parametri per valutare come varia l'acciaio al variare della temperatura, si è escluso di fatto un parametro di raccordo, appunto, se notate questo tratto qua è stato escluso. Il che significa che si è esclusa, diciamo, non si considera questo decadimento, questo coefficiente che indica come varia il rapporto di questo rapporto fra il limite elastico e il limite plastico. In modo tale da semplificare la trattazione analitica e avere soltanto meno, diciamo, avere meno parametri da prendere in considerazione. Oh, come dicevo, si è visto quello che significa rimuovere queste ipotesi, è stato introdotto quello che è il nomogramma, che è un diagramma, lo faccio vedere nella forma più completa, tipo questo, in cui con un certo valore mi con zero, che rappresenta il rapporto fra la domanda e la capacità, se vogliamo, si entra con un certo valore di questo parametro, si individua il coefficiente K, che è un coefficiente che, diciamo, scusate, qui non è soltanto la prima ipotesi che viene rimossa, ma anche la seconda, cioè queste due che vedete verdi. Il fatto che il materiale ha uguale temperatura quella dei gas e dei fumi, e il fatto che la temperatura sia omogenea all'interno di tutto il materiale. Quindi di fatto si entra con questo valore, si interseca la curva relativa al K in esame, si individua quindi la temperatura, dalla temperatura si individua poi la curva relativa a un altro parametro che è AM diviso V,
e si individua quella che è la resistenza al fuoco in termini di temperatura, tempo necessario, di minuti necessari affinché, diciamo, di resistenza al fuoco dell'elemento preso in esame. L'altra volta ci eravamo lasciati dicendo, diciamo, con un esempio che era questo, che metteva in atto di fatto questa procedura per verificare che l'elemento avesse una capacità di resistenza al fuoco di 60 minuti e che, questa è la procedura che dicevo prima, e che di fatto questo elemento non era così resistente al fuoco in termini di tempo. E che una delle possibilità è quella di applicare un materiale protettivo affinché l'elemento strutturale abbia effettivamente una resistenza R60, cioè di 60 minuti al fuoco. Questa era la fine della presentazione della scorsa lezione. E questo è l'inizio della presentazione di adesso, in parte. Allora, quindi una delle ipotesi era quella di escludere i fenomeni di stabilità, se vi ricordate. Ovviamente, come è fatto per la plasticità, prima si vede quello che significa a freddo e come questo poi si traduca nel caso di variazione di temperatura. Oh, l'instabilità è una delle possibili, diciamo, casistiche di collasso strutturale che vi ho qui riportato in maniera molto schematica. La prima, ovviamente, diciamo, quelle che ho qui riportato riguardano la plasticità, quindi l'esaurimento delle risorse della sezione di fatto del materiale e nel più generale della struttura, collasso per fatica e collasso per instabilità, che è un fenomeno non lineare. Diciamo, esistono anche in questo caso diverse tipologie di stabilità da considerare, per quanto ci riguarda, sono quelle di fatto le stabilità euleriana, che può essere trattata per una serie di assunzioni come in maniera statica, diciamo. Altre stabilità sono spesso riferite qui, l'esempio è quello del flutter, che non so bene, riguarda, diciamo, un fenomeno di legato all'aerodinamicità diciamo, spesso relativo al vento, azione dovuta al vento. E questa, ecco, diciamo, è un esempio ancora schematico, diciamo, di quello che dovrebbe essere, di quella che è la deformata legata al carico agente e quella che è la deformata legata all'instabilità. Oh, ovviamente un altro, diciamo, si può parlare anche di instabilità latente o di instabilità dell'equilibrio. Allora, innanzitutto, prendendo in considerazione un sistema strutturale che ha una configurazione di equilibrio e che su questo sistema strutturale siano applicati dei carichi esterni. Carichi esterni che sono proporzionali a un fattore lambda, cioè banalmente se qui, per farvela breve, se qui al posto del P ci fosse lambda P, è quello di cui si sta parlando. Si parla di stabilità latente quando la configurazione di equilibrio al crescere di lambda si modifica, ci sono degli spostamenti che sono piccoli e che risultano di fatto proporzionali ai carichi e si può appunto accadere che gli spostamenti crescano sempre più rapidamente e che diventano eccessivi per alcuni valori di lambda, quindi si parla in questo caso di stabilità latente. L'instabilità dell'equilibrio si ha quando ci sono delle perturbazioni a cui la struttura è soggetta, che provocano degli allontanamenti della struttura dalla configurazione di equilibrio. In generale, il valore più piccolo di lambda, di queste tipologie di lambda, che si verifica è detto il lambda critico, o nel caso in cui ci sia appunto un singolo carico, anche carico critico.
Come dicevo, esistono, diciamo, la classificazione è piuttosto complessa. Se prendiamo in considerazione un sistema nel quale, e per sistema si intende una struttura, e le azioni che sono applicate sulla struttura si possono avere, come sapete ovviamente, sistemi conservativi e non conservativi. Se facciamo riferimento ai sistemi conservativi, ci possono essere quelli che hanno un comportamento precritico lineare e quelli che hanno un comportamento precritico non lineare. Nel primo caso si parla di problemi euleriani e quindi si può utilizzare un approccio statico. Nel secondo caso sono problemi conservativi non euleriani e ci possono essere due tipologie di stabilità. Ogni singola asta viene considerata, può essere, diciamo, trattata come asta euleriana, se fate caso in questo esempio, oppure si può avere un'instabilità di tipo a scatto, per cui all'aumentare del carico questa si abbassa fino a quando, diciamo, la struttura fa questo, si abbassa a scatto, obiettivamente. Per quanto riguarda i sistemi non conservativi, ci possono essere azioni non conservative, e in questo caso ci possono essere a loro volta dei sistemi che ammettono una posizione di equilibrio statico e che hanno delle instabilità dinamiche, come il flutter, ad esempio. Si possono avere invece sistemi dinamici che non hanno un equilibrio statico in generale. Ed è il caso di vibrazioni spurie che possono sovrapporsi a quella che è la deformata, diciamo, la soluzione fondamentale del sistema e la portano a divergenze. Ovviamente il sistema può essere non conservativo anche legato al fatto che il materiale che viene considerato è in campo plastico, e anche in questo caso ci possono essere delle plasticizzazioni omogenee all'interno della struttura oppure delle plasticizzazioni locali. E ovviamente in queste circostanze l'approccio stesso che viene utilizzato si complica, e il concetto anche di stabilità diventa sempre più difficile da definire, perché entra in gioco quella che è appunto la plasticizzazione. Noi per adesso facciamo riferimento al caso dei fenomeni di stabilità di tipo euleriano. E questi possono essere, diciamo, si caratterizzano per due condizioni. Il sistema che vedete riportate in questo testo. Il sistema ammette una configurazione banale che all'aumentare del carico lambda si amplifica linearmente. Il sistema ha linearità precritica, cioè la struttura deve avere il materiale elastico lineare e gli effetti delle non linearità geometriche in fase precritica non sono sentiti, percepiti. In questo modo le equazioni dell'equilibrio, che in realtà dovrebbero essere scritte nella configurazione deformata, possono essere scritte utilizzando delle approssimazioni analitiche, come confondere l'angolo con la tangente, cioè tangente di teta approssimativamente uguale a teta. È possibile, inoltre, in questi sistemi definire quella che è l'energia potenziale del sistema, che è conservativo, e la variazione nel passare dalla configurazione banale a quella generica congruente è funzione del moltiplicatore dei carichi. La determinazione del carico critico avviene attraverso la risoluzione di un problema o agli autovettori o scusa, autovalori o autofunzioni. Ovviamente, il problema agli autovalori e autofunzioni nel caso continuo e autovettore nel caso discreto. In quest'ultima circostanza, cioè nel caso discreto, il problema algebrico è tipo questo, in cui KE è la matrice di rigidezza elastica del sistema, KG è una matrice di costanti che moltiplicata per lambda produce il decremento della rigidezza della struttura, tale da renderla labile secondo gli psigoni autovettori. Ovviamente avrò un sistema, qui sarà ovviamente un sistema di equazioni, e la situazione critica è individuata dal minimo degli autovalori individuati, che è appunto il lambda critico. Inoltre, le componenti che, diciamo, di sforzo che influenzano quella che è la rigidezza geometrica della struttura sono proporzionali al lambda.
E si parla di teoria del secondo ordine perché di fatto si approssimano i termini fino al secondo ordine, ovviamente. Utilizzando l'approccio, diciamo, un modo per poter valutare queste situazioni è anche quello dell'approccio statico. Cioè io di fatto vado, se questo considero questo sistema, quindi un'asta che avrà un carico applicato di lunghezza L, avrà un carico P applicato in punta e ci sarà e un momento flettente agente. Diciamo, dalla risoluzione di questo sistema, io trovo che se il carico P aumenta, in particolare se guardo il termine fra le parentesi, se il carico P aumenta, la rigidezza K diminuisce fino ad annullarsi per un valore di carico P pari a K su L, cioè carico critico è appunto pari a K su L. A questo approccio statico noi possiamo fare riferimento considerando diversi casi e diciamo, che riguardano effettivamente l'ipotesi di piccoli spostamenti oppure trascurare, diciamo, non considerare piccoli spostamenti. Quello che si nota è che a seconda dei casi si hanno dei, diciamo, si ha un risultato differente nel senso che se noi consideriamo questo sistema, in questo caso solo un carico verticale lambda agente sulla struttura, e considero l'ipotesi di piccoli spostamenti, io trovo il valore del carico critico, ma non so nulla, e ve l'ho riportato qua, non permette questa assunzione non permette di valutare il comportamento nella fase post-critica, cioè si trova solo il valore del carico. Quindi se io andassi a diagrammare, queste sono le equazioni, diciamo, la risoluzione di questo, se volete, di questo caso, se rappresento tutto in un diagramma in cui sull'asse delle ascisse ho l'angolo θ e sull'asse delle ordinate ho il rapporto, diciamo, questo termine, cioè lambda per L su K, ho questa situazione. Cioè io di fatto trovo il valore di K, del carico critico. Se io non considero l'ipotesi di piccoli spostamenti, riesco a osservare quella che è la fase post-critica. Cioè, una volta che ho superato lambda pari a K su L, che rapportato su questo diagramma in cui sulle ordinate ho lambda per L diviso K è pari a 1, io ho questa equazione di fatto che mi permette di valutare il comportamento nel ramo post-critico. Ovviamente ho due rami e la struttura può svirgolare a destra o a sinistra. Nella realtà, ovviamente, il fatto che si vada da una parte o dall'altra dipende dalle imperfezioni che la struttura ha, elemento che ha in questo caso. Oh, e questo era nel caso di asta perfetta, cioè l'asta è perfettamente verticale in questo caso. Se io a questo punto vado a considerare l'asta imperfetta, cioè ha una certa deformazione iniziale intesa come una rotazione θ0, e di nuovo considero il caso di piccoli spostamenti e l'assenza di piccoli spostamenti, la situazione è, diciamo, pressoché la stessa. Nel senso che nel caso di piccoli spostamenti io immetto una deformazione iniziale, che in questo caso, come ho detto, è una rotazione θ0 determina una direzione di instabilità e se vado a valutare questo termine qua, al crescere di θ 1 su θ tende a 0 e tutta l'equazione tende a 1, tutto questo termine tende a 1. Quindi anche in questo caso io di fatto non considero quello che è il comportamento post-critico, non lo posso valutare. Se invece trascuro quella che è l'ipotesi di piccoli spostamenti e risolvo ancora una volta il sistema, io ho questa situazione. Ovviamente questa che vedete in Bordeaux è la rappresentazione di questo termine. Ovviamente avrò che
elevati domina 1 su teta e questo tende a 1 su seno di teta, scusa, tende a 1. Cioè, in realtà l'equazione tende a quella che si è vista in precedenza, cioè tende, seno di teta è confinato e tutto tende a infinito, comunque diciamo, questo è il confronto fra i diversi casi presi in considerazione, sia che l'asta sia verticale, sia che l'asta sia leggermente inclinata. Beh, dopo questa introduzione per quanto riguarda i fenomeni di stabilità, diciamo, ci risulta utile andare a valutare quella che è la colonna di Euler, che è, diciamo, se volete, il termine di riferimento per poter valutare quello che è il carico critico. Ovviamente ci sono delle ipotesi alla base, cioè l'asta è imperfetta, che sono quelle che vi ho qui riportato e che permettono di considerare il sistema come ideale. Cioè, le ipotesi riguardano l'assenza di imperfezioni dal punto di vista geometrico, cioè perfettamente rettilinea, disposta sulla verticale e la sezione è costante, cioè non sono presenti imperfezioni geometriche né imperfezioni della sezione. Il materiale elastico lineare e non sono presenti imperfezioni di tipo meccanico, quindi l'asta è omogenea, non esistono sforzi iniziali. Il carico è perfettamente allineato sulla verticale e si immagina che l'asta possa deformarsi soltanto nel piano, che in questo caso è XY. In questo caso vedete l'asse X lungo, diciamo, su quella che è l'ordinata, semplicemente per comodità della valutazione dell'equazione della linea elastica, tendenzialmente procede in questo modo. A questo punto, diciamo, se si segue quello che è il criterio statico e la teoria del secondo ordine, l'equilibrio è valutato nella configurazione deformata. La funzione y di x, ovviamente, rappresenta quella che è la deformata della colonna, seguendo appunto la linea elastica. Nella configurazione deformata alla sezione generica si sviluppa un momento che è pari a mp per y. Questo momento deve essere ovviamente equilibrato dal momento interno che, secondo la teoria delle travi, può essere scritta come E per J per chi, dove chi è la curvatura. Nell'ipotesi, e ovviamente dall'uguaglianza di questi due termini, e ovviamente nell'ipotesi di linearizzazione della cinematica per cui la curvatura è la derivata seconda di y rispetto a x, è meno la derivata seconda della y rispetto a x, il meno sta a indicare il fatto che, diciamo, preso in considerazione questa tipologia di deformata per una struttura posta, per un elemento posto in quel modo, quindi il meno in questo caso dipende dalla assunzioni, tra virgolette, geometriche fatte nella rappresentazione. Diciamo, dall'uguaglianza si ricava questo. Qui ho riportato i diversi passaggi. Fatto sta che se poi si deriva e si impone che alfa quadro sia pari a P diviso EJ, è come se avessimo una funzione in cui, al secondo ordine, per cui di fatto, derivata di secondo grado, per cui di fatto, scusa, un'equazione differenziale al secondo ordine che ha un'integrale generale che è questo che vi ho qui riportato. Queste, ovviamente, le costanti si ricavano imponendo le condizioni al contorno, cioè che gli estremi della colonna sono vincolati in questo caso. Si ricava che B è uguale a 0 e che A per il seno di alfa per L è uguale a 0. Questo problema è, come ho riportato, omogeneo, presenta delle soluzioni che sono banali e non banali.
Infatti si può avere o A uguale a 0, a cui corrisponde la soluzione banale, cioè la trave è indeformata, oppure A diverso da 0, il che significa che seno di alfa per L deve essere uguale a 0, e questo vale per alfa per L uguale a n pi greco, con n che va da 1 a infinito. Quindi di fatto alfa può essere indicato come n per pi greco su L. E quindi, diciamo, le soluzioni non banali che possono essere prese in considerazione sono quelle che vedete qui riportate. Ovviamente escludendo il caso di n uguale a 0 e alfa uguale a 0. Di fatto, però, ulteriore passaggio è che i coefficienti alfa e n sono gli autovalori a cui sono associati i carichi pari a n quadro pi greco quadro per e per j diviso l al quadrato. Di fatto però nella realtà, dal punto di vista ingegneristico, cioè, ha senso andare a valutare il minore di questi carichi, cioè quello per cui n uguale a 1, a cui è associata una deformata critica tipo questa. Questi altri, cioè per n maggiore di 1, diciamo, possono essere raggiunti, questi carichi critici, nel caso in cui siano impediti quelli, diciamo, le deformate del carico critico precedente, cioè questa tipologia di deformata può essere raggiunta soltanto se lo spostamento è impedito in qualche modo in questa sezione. Allo stesso modo, questa tipologia di deformata è possibile se lo spostamento è impedito nei punti in cui si trovano i flessi e così via. E ovviamente questo significa che è possibile solo se ogni volta si aggiungono dei vincoli nuovi, dei vincoli differenti. E qui, diciamo, ci si imbatte anche nella realtà relativa al fatto che come uno è interessato al minimo dei valori critici, e questo è un aspetto che se volete riguarda la realtà, perché non si può aggiungere vincolo ogni volta all'infinito, un altro aspetto è che nella realtà le aste hanno delle imperfezioni e ci possono essere delle imperfezioni globali, locali e altre ancora. Un esempio delle imperfezioni locali, delle imperfezioni globali, chiedo scusa, può essere il fatto che le aste non sono perfettamente rettilinee con sezione costante, oppure non si ha la piena verticalità e c'è una certa inclinazione con un certo fuoripiombo. Oppure la linea d'asse può essere incurvata, oppure ci può essere una combinazione delle diverse imperfezioni, come ad esempio, che sono poi di fatto quelle globali, quelle che vedete in questa parte della slide. Un certo fuoriasse, oppure una certa fuoripiombo, una deformata iniziale o una combinazione delle varie. Le imperfezioni locali invece possono riguardare, ad esempio, le caratteristiche della sezione. Cioè ci possono essere delle imperfezioni sull'altezza della sezione, che non è quella da prontuario, oppure sulla larghezza, ovviamente non rispetta le caratteristiche canoniche, se volete. Ci sono delle imperfezioni sul posizionamento dell'anima rispetto, alle ali, imperfezioni di spessori, oppure delle torsioni iniziali o dei difetti di squadratura, che sono quelle che vedete raffigurate in quest'altra parte della slide. Inoltre, nella realtà il materiale non è neanche elastico lineare, quindi sono presenti delle disomogeneità e delle, diciamo, che possono dipendere anche dalla lavorazione del materiale stesso. Posso non avere carichi centrati effettivamente sull'asse della trave e posso avere quindi delle sollecitazioni che sono differenti rispetto a quelle ideali che siamo immaginati a considerare. Inoltre ci può essere uno sbandamento non solo sul piano, ma anche su qualsiasi piano, cioè una sezione può sbandare sia in un modo che nell'altro, ovviamente. Come
come ad esempio ci possono essere anche delle stabilità, delle, per esempio soltanto delle anime, chiedo scusa, delle ali, oppure una combinazione di questa tipologia di stabilità. Quindi, diciamo, facendo riferimento a quello che è il carico critico euleriano, un altro aspetto che ci deve avvicinare in qualche modo alla realtà è il fatto che l'asta di Euler è un'asta che ha una cerniera alla base e un carrello in sommità, che non sempre corrisponde diciamo, ai vincoli che si hanno in considerazione, adesso a prescindere dal sistema ideale o sistema reale, si possono avere altre tipologie di vincolo. E l'idea è quella di fatto riportare tutte le varie configurazioni, se volete, all'espressione del carico critico. Allora, ma anche in questo caso è possibile che diciamo, questa espressione del carico critico la potete trovare scritta in diversi modi, però di fatto il senso è sempre lo stesso. Una di quelle più diciamo, utilizzate è quella per cui viene introdotta il termine L0, cioè facendo un passo indietro. Carico critico euleriano, se ipotizziamo di avere e di riportare diverse condizioni di vincolo all'asta di Eulero, si può introdurre un coefficiente chi che nel caso di asta di Eulero è pari a 1 e per diverse configurazioni ha diversi valori, come ad esempio per asta incastrata al piede è pari a 0,25 o per asta con incastro e appoggio è pari a questo rapporto, cioè 4,493 al quadrato diviso pi greco al quadrato. Di fatto spesso però voi potete trovare il carico critico con il termine L0. L0 è la lunghezza libera di inflessione, detta. Quindi, sia che voi troviate un coefficiente che qui è chiamato chi, ad esempio, oppure troviate un L0 diciamo, al denominatore, il concetto è sempre lo stesso. L0 è dato da un certo coefficiente beta che moltiplica L, dove L è la lunghezza effettiva dell'elemento strutturale, beta è un termine che dipende ovviamente da quella che è la configurazione di vincolo. Esistono dei valori canonici di beta, ad esempio doppio incastro è 0,5, incastro con carrello è 0,7 e così via. 2 nel caso di mensola e così via. Un altro modo in cui potete vedere diciamo, il carico di Eulero è facendo riferimento non al carico ma alla tensione, quindi il carico di Eulero adimensionalizzato con l'area. Il concetto è sempre lo stesso, diciamo, l'unica cosa è che ci permette di, ovviamente, se poi introduciamo il parametro ρ, che è il rapporto fra J, la radice quadrata del rapporto fra J e l'area, si può scrivere la tensione di Eulero in questo modo. Adesso senza che ve l'ho detto, comunque è tutto sulle slide, mi sembra che di averle rese anche piuttosto fluide una dall'altra con i passaggi, quindi. Introducendo un altro parametro, che è la snellezza della colonna lambda, che è il rapporto fra L con 0 e ρ, è possibile raffigurare l'andamento della, ovviamente, tensione di Eulero al variare della snellezza. Questa è l'equazione, diciamo, questa equazione è rappresentata da questa linea in Bordeaux in questo caso. Questa rappresentazione è comoda perché, avendo introdotto quello che è il concetto della snellezza della colonna, quindi questo rapporto lambda 0 su ρ, è possibile considerare una suddivisione tra le aste, diciamo,
tozze che collassano per plasticità e le aste snelle, cioè che collassano per instabilità. Questo perché? Perché il materiale, come si diceva prima, non è elastico, perfettamente elastico. È per ipotesi fino al valore della sigma y, quindi della tensione di snervamento. Se noi quindi assumiamo che questa è l'equazione trovata in precedenza e la uguagliamo a sigma y, troviamo il valore della snellezza che ci permette di separare, di limitare la zona di questo grafico, tale per cui le aste risultano tozze e le aste invece risultano snelle. Quindi, ovviamente poi su questo grafico quello da riportare è il valore di sigma y, in questo caso, che è questo. E questa parte del grafico individua tutte quelle aste per cui di fatto il collasso si ha per schiacciamento o per plasticità. Per valori invece maggiori di questo lambda asterisco, chiamato in questo caso, si ha la crisi per instabilità euleriana. Non so se si è interrotta la registrazione. No, controllo un attimo. Se rimani nella... Perfetto. Ok, però registra, quindi sì, magari ci dà un'altra mezz'ora di autonomia sulla... Grazie. Domande fino a questo punto? Quindi il punto successivo è quello di vedere cosa comporta la presenza, diciamo, il considerare la rimozione dell'ipotesi per cui le instabilità sono escluse. Come abbiamo detto in precedenza, diciamo, abbiamo ipotizzato di considerare soltanto due parametri, in modo tale di avere una maggiore semplicità nella procedura. E di fatto l'obiettivo è quello di valutare un metodo per la verifica a caldo di elementi strutturali nel caso di incendio. La volta scorsa si era visto che in generale all'aumentare di quella che è la temperatura sussiste la possibilità per cui il collasso non avviene soltanto perché incrementa quella che è la sollecitazione, ma anche perché la capacità si riduce. E questo è rappresentato in questo grafico e nei grafici sottostanti. Qui per farla sintetica, come vedete, la domanda rappresentata in questo caso nell'ipotesi che non ci sia il momento crescente, cioè che ci sia carico concentrato che incrementa dovuto all'aumentare della temperatura, quindi mi sposto su questa retta. L'aumento della sollecitazione, quindi rappresentato da questi triangoli colorati, si ha, ma al tempo stesso si ha una riduzione di quella che è il dominio, e in questo caso si ha che per una temperatura chiamata in questo caso temperatura critica, si ha la sollecitazione uguale a uno dei due domini individuati. La rimozione del fenomeno di dell'assunzione per cui non esistono fenomeni di stabilità, qui semplicemente la stessa slide di prima, solo richiamata,
E anche in questo caso, diciamo, è un richiamo di quanto detto in precedenza. Qui risulta ancora più evidente il fatto che la compressione, diciamo, in generale la regola è che tutti gli elementi soggetti a compressione possono essere soggetti a instabilità. E qui ricavata ancora una volta quella che è la snellezza che permette di separare le aste tozze dalle aste snelle, che confluisce in questo grafico di fatto. Diciamo, il fatto di rimuovere questa ipotesi può avere, se volete, si possono verificare due situazioni differenti, cioè possiamo considerare il caso di un'asta a freddo tozza oppure di un'asta a freddo snella. Comportamento è effettivamente, diciamo, si ha una situazione un po' differente per il fatto che si ha un abbattimento del carico critico prima che si abbia un abbattimento, prima in termini di temperatura, prima che si abbia un abbattimento della resistenza plastica, come evidenziato da queste due curve. Questo significa che, per esempio, considerando il caso di un'asta snella a freddo, significa che il carico critico euleriano è sicuramente minore del carico di plasticizzazione PY. Quindi di fatto questa retta tratteggiata rappresenta il valore del carico critico per l'asta. E questo è a freddo. Se io aumento la temperatura, la colonna già snella a freddo di fatto continua ad essere una colonna snella. Quello che si assiste è un incremento anche in questo caso legato della sollecitazione, legato all'aumento della temperatura, una diminuzione della capacità intesa sia come dominio elastico e plastico, sia come carico critico euleriano. Quindi diminuisce questo dominio e diminuisce questo valore del carico critico. E questo, come detto in precedenza, riportato a caratteri cubitali, il carico critico si abbatte prima di quella che è la resistenza plastica. Se io adesso invece vado a considerare un'asta tozza, una colonna tozza a freddo, sono in questa condizione, cioè il carico critico è maggiore del carico di plasticizzazione, che se vi ricordate nel grafico per colonna o asta tozza si ha che il collasso avviene per plasticizzazione, cioè non posso raggiungere il carico critico in questo caso perché il carico di plasticizzazione viene prima. E questo è a freddo, sempre. Se incremento la temperatura, diciamo, si può verificare la situazione per cui la temperatura è tale per cui la colonna, diciamo, è incrementata, ma è incrementata di un certo valore, tale per cui la colonna rimane ancora tozza a caldo, come ad esempio in questo caso, con il carico critico euleriano che rimane maggiore a caldo, la temperatura T2 che rimane maggiore del carico di plasticizzazione a caldo, sempre alla stessa temperatura considerata T2, oppure si può verificare il caso in cui la temperatura incrementa ancora di più rispetto, cioè a una temperatura T3 se volete maggiore di T2, tale per cui la colonna tozza a freddo diventa una colonna snella. E quindi significa che non si ha, diciamo, sebbene la colonna a freddo fosse tozza, quindi diciamo, non veniva il carico critico poteva, non dico essere trascurato, ma era di minore importanza rispetto al carico di plasticizzazione. Nel caso in cui si verifichi questa circostanza, la colonna tozza a caldo può diventare snella. E qui è un ingrandimento della situazione, cioè di fatto se fate caso l'incremento della sollecitazione che si avrebbe nel caso in cui la colonna, diciamo, escludesse il fenomeno di stabilità è rappresentato da questo triangolo, ma
rimuovendo l'ipotesi di instabilità trascurata, si ha che il carico critico a caldo per la colonna alla suddetta temperatura è minore rispetto al carico, diciamo, alla sollecitazione limite, se volete, in precedenza. E questo è, diciamo, legato al comportamento che si ha fra circa 100 gradi centigradi e 400 gradi centigradi, che è la temperatura, la variazione di temperatura per cui si ha che il coefficiente che abbatte la resistenza plastica rimane costante, mentre il coefficiente che abbatte quello che è il carico critico varia. Domande? Ok. Oh, questa è una rappresentazione, diciamo, su Excel della variazione del dominio e della variazione del carico euleriano, che di fatto comporta un'individuazione di un diagramma che è un po' differente, cioè non è che è differente, è lo stesso, solo che ovviamente nel caso in cui si consideri il carico critico è necessario, diciamo, il diagramma si considera interrotto quando il carico critico viene raggiunto e quindi assume questa forma. Oh. E quindi questo era quello che riguardava la rimozione dell'ipotesi per il caso di instabilità. Un'altra delle ipotesi che era stata presa in considerazione era quella relativa all'incremento del momento legato all'inflessione crescente con la temperatura. Vi avevo accennato la scorsa volta che di fatto la rimozione di questa ipotesi comporta che anziché spostarmi su una linea orizzontale, in questo caso mi sposterò su una linea inclinata, perché non aumenta solo il carico assiale, ma aumenta anche il momento. Quindi di fatto mi sposterò su una linea che qui vedete raffigurata in sottile in bordeaux. Quindi il senso è questo, cioè io ho una certa eccentricità, un vincolo, diciamo, non centrato, quindi ho una certa eccentricità, e l'incremento della temperatura incrementa sia il carico assiale sia il momento, in termini di sollecitazione. E appunto, se varia la temperatura, si avrà che mi sposterò su una retta obliqua. E quindi si avrà che, facendo riferimento alle curve rosse, nel caso in cui il momento è costante, si ha un certo valore di carico critico, se volete. Critico è un termine forse improprio, limite. E nel caso in cui il momento invece è variabile, come potete osservare, spostandomi in questo modo, la crisi sarà anticipata. Questa è una rappresentazione in cui sono riportate, diciamo, tutte sono rimosse le possibili ipotesi, queste ipotesi che vedete in verde. Oh, le altre due ipotesi sono, se volete, un po' più difficili da trattare, diciamo così, manualmente.
E necessitano sicuramente, diciamo, se si ha la possibilità di avere dei metodi numerici più avanzati, risultano essere più facili da trattare. Un esempio potrebbe essere, per esempio, per quanto riguarda la prima di queste due ipotesi rosso, cioè quella di trascurare le interazioni iperstatiche con il resto della struttura, significa che in generale non è che si avrà un'unica asta con un unico sistema di vincolo, quindi si avrà una colonna che sarà all'interno di una certa struttura, la quale sarà caratterizzata da un certo grado di iperstaticità. Il trascurare queste interazioni, cioè non trascurare queste interazioni iperstatiche potrebbe essere risolto, ad esempio, andando a modellare il vincolo, anziché con un vincolo fisso, ad esempio con una molla, un certo esempio molla che rappresenta quella che è il vincolo dell'elemento che si vuole considerare diciamo, inserito all'interno della propria struttura, della struttura considerata. L'altro, invece, quello del raccordo curvo, diciamo, questo a mano risulta essere un po' più complicato, come dicevo, però se uno ha a disposizione un programma che permette di inserire il legame costitutivo che si vuole, questo risulta essere, diciamo, si può fare in maniera molto più agevole. Allora, questo fa riferimento a diciamo, questa riguarda una tesi di laurea di Riccardo Panico. Lo trovate nelle slide comunque, che diciamo, l'idea era quella di andare a valutare la sostenibilità dell'acciaio, della progettazione, se volete, del comportamento della struttura nel caso di incendio. Ovviamente in questo caso era mi sembra fosse una tesi triennale, quindi non una tesi magistrale. La struttura è un telaio caratterizzato da una lama di controventamento centrale, è una struttura a reti pendolari in acciaio, come dicevo, ha una lama di controventamento verticale e l'outrigger in sommità. L'outrigger è la linea di orizzonti elementi di controventamento che vedete in orizzontale, che serve per ripristinare quella che è la deformazione della struttura. L'ipotesi era quella di, ovviamente, assumere che l'edificio fosse reale, cioè effettivamente questo è un edificio in acciaio che potrebbe essere trovato in qualche modo, e ipotizzare due scenari di incendio, uno al primo piano e uno nell'outrigger, in una campata dell'outrigger. Qui sono riportate anche quelle che erano le caratteristiche della sezione, in particolare un HB 700 per le colonne di base dei controventi, delle caratteristiche dei controventi e le caratteristiche delle colonne in prossimità dell'outrigger e dei controventi in prossimità dell'outrigger. Queste sono le sollecitazioni, ovviamente, per carichi verticali, per i carichi considerati verticali per la struttura. Ovviamente, essendo a reti pendolari, saranno importanti quelle che sono i carichi assiali per elementi tipo colonne, controventi e momento flettente per quanto riguarda le travi. Prendendo in esame quella che è la colonna di base, diciamo, si è visto come variava il comportamento e la sollecitazione nel caso di variazione di temperatura, ovviamente, quello che si è detto fino adesso. In particolare, si è ipotizzato che nell'intervallo fra i 400 gradi centigradi e i 450 gradi centigradi, che vedete raffigurati in questi due, con i domini rosso e il 400 gradi, 450, io scusa,
e dal giallo oppure blu è quello relativo fino ai 400 gradi centigradi. Si è visto che, diciamo, approssimativamente in questo range di temperatura veniva superata quella che diciamo, le colonne collassano per la plasticizzazione della temperatura. Per la plasticizzazione, chiedo scusa, le colonne collassano per plasticizzazione, nel range di temperatura che vi ho indicato. Utilizzando l'equazione della ISO 834, che è quella del fuoco, è possibile determinare il tempo che intercorre dall'innesco dell'incendio al collasso dell'edificio, al crollo dell'edificio, che è di 16 minuti all'incirca. Di questi 16 minuti, di fatto, 6 sono quelli ricavati dalla curva e è stato assunto di considerare 10 minuti nella fase fino al flashover. Questo è quello che riguarda le colonne e questo è quello che riguarda invece i controventi. Come vedete, il controvento, diciamo, se la colonna risulta essere tozza, quindi diciamo, non è riportato quello che è il collasso per il valore del carico critico. Qua il dominio rassomiglia a quello che vi avevo indicato in precedenza, per cui diciamo, questa parte verticale del dominio rappresenta il valore del carico legato all'instabilità. E lo stesso ragionamento era stato applicato anche al caso dei controventi e si era individuato che i controventi collassano per instabilità a circa 150 gradi centigradi. E che anche in questo caso, approssimativamente, con le assunzioni che vi ho detto in precedenza, il tempo era di 15 minuti. L'obiettivo è che ovviamente, diciamo, l'obiettivo in generale, la prestazione buona è quando nel caso di incendio uno riesce a garantire la resistenza agli elementi strutturali affinché si verifichi l'esodo degli occupanti della struttura. Un modo per garantire questo aspetto potrebbe essere quello di utilizzare delle vernici che di fatto migliorano quello che è il comportamento del materiale sotto incendio. Questa è la curva della ISO 834 che vi dicevo prima e che conoscete, penso, molto bene, e questa è la curva della temperatura negli elementi strutturali. Quando un fuoco rappresentato dalla curva ISO 834 agisce, questa gialla, elementi non protetti attraverso qualsivoglia tipologia di protezione. E queste invece rappresentano come varia la temperatura nel tempo, sempre per lo stesso incendio considerato, quando invece è presente qualche protezione, appunto. Ovviamente, giusto per farvi notare, questa differenza rappresenta una delle ipotesi rimosse in precedenza, cioè il fatto che noi, per tracciare diciamo, uno dei motivi per cui era stato introdotto, vi avevo parlato del nomogramma, cioè che effettivamente la temperatura nel materiale non è quella dei gas e dei fumi nelle circostanze. E se fate caso, allo stesso istante temporale c'è una certa discrepanza fra la curva che viene utilizzata per rappresentare il fuoco e la curva che invece viene rappresentata per individuare la temperatura nel materiale. In questo grafico vengono rappresentate la curva, sempre la ISO 834, che quella è in rosso, e la variazione della temperatura, ovviamente quelle in verde e quella in blu, al variare dello spessore della vernice considerata. Di fatto è stato messo in evidenza, se volete, che quelli che sono gli effetti della vernice sulle colonne, cioè se io ipotizzo di avere uno spessore di 15 micrometri di vernice
intumescente si ha che il raggiungimento della temperatura di 400 gradi centigradi avviene in 56 minuti. Quindi con un miglioramento della percentuale che vedete qui riportata rispetto al caso di acciaio senza alcun tipo di protezione. Se incremento quello che è lo spessore della vernice, la temperatura viene raggiunta in 91 minuti e quindi con un miglioramento diciamo, particolarmente importante di quello che è la prestazione. E questo vale, diciamo, questa era la cosa fatta, l'esempio, diciamo, riguardante quelle che sono le colonne. Per quanto riguarda il caso del controvento, diciamo, un escamotage per evitare che i controventi collassino per instabilità è quello di utilizzare una piastra, come ad esempio quella che vedete qui raffigurata, in cui viene messo, diciamo, vengono legati il controvento teso con quello compresso, in modo tale da ridurre quella che è la lunghezza libera di inflessione. Cioè è quello che vi ho detto quando si parlava del carico dell'N nei diversi valori del carico critico euleriano. Diciamo, il carico critico relativo in quel caso a N pari a 2, ad esempio, può essere raggiunto solo nel caso in cui si è impedita la deformazione della struttura secondo il valore, diciamo, di N uguale a 1. Il senso è questo, cioè io impedisco quella che è la deformazione in modo tale che il carico critico, diciamo, aumenta. Quindi in questo modo la temperatura critica è di 300 gradi, quindi si ha un miglioramento rispetto a quello per caso precedente che era di 150 gradi centigradi. E diciamo, si è ripetuta la stessa cosa, quindi riportando quella che è la vernice ancora una volta negli elementi di tipo controvento. Perché di fatto anche con l'aggiunta della piastra e mezzeria il tempo di collasso rimaneva sempre comunque esiguo. E quindi un'altra possibilità era quella di effettuare la stessa cosa fatta per le colonne, quindi applicare la vernice, cioè l'animazione che va per conto suo, applicare la vernice e vedere quello che succede. Ovviamente, ancora una volta, si può notare come effettivamente si ha un miglioramento importante di quello che è il comportamento in termini di tempo nel quale viene raggiunta quella che è la temperatura critica. Domande? Allora, introduciamo un attimo qualche cosa e poi dopo facciamo una pausa di 10 minuti. Allora, quello che vedete in questa parte delle slide lo potete trovare nel libro del professor Bontempi che si chiama Progettazione strutturale antincendio. Se voi lo cercate con il nome del professore lo trovate. E in alcune slide, non in tutte, vedete riportati i capitoli in cui approssimativamente sono presenti le cose che vedete riportate. Allora, questa è una slide già vista in fase precedente, nella lezione precedente. Di fatto, esistono diverse tipologie di valutazione della prestazione della resistenza al fuoco, ciascuna dei quali è caratterizzata da un grado diverso di complessità. Dal confronto con le tabelle a valutazioni, diciamo, più complicate che necessitano di modelli che possono essere più o meno semplificati. Quello che abbiamo visto in generale diciamo, fino a queste ipotesi rimosse è possibile farle in maniera semplificata, se volete,
che di fatto non si è faticato molto a tracciare questi diagrammi o quant'altro, con un foglio Excel è possibile farlo in maniera, diciamo, agevole. Come vi ho accennato in precedenza, queste due, diciamo, considerare queste due ipotesi, diciamo, per considerare queste due ipotesi abbiamo necessità di modelli più complicati. Non perché non sia fattibile, ma semplicemente perché è più facile. E qui vedete una rappresentazione delle casistiche possibili, diciamo, di quando possono essere utilizzati diversi modelli o quant'altro. E come vedete, riportato, diciamo, i metodi semplificati di verifica, per forza di cose, hanno una valutazione approssimata di quella che è la resistenza degli elementi, mentre i metodi avanzati possono essere applicati in qualsiasi circostanza e sull'intera struttura, quindi non solo su sottostrutture semplificate. Quindi io, diciamo, visto che la seconda parte riguarda anche dei confronti, è più relativa alla modellazione attraverso codici di calcolo, se volete possiamo fare una pausa adesso e poi riprendiamo dopo. Allora, innanzitutto domande su quanto visto fino adesso? Altra domanda poi, quanti avete, cioè, avete esperienza con programmi, calcolo, elementi finiti? No. Esatto, ok. Allora, ok, va bene, no. Era soltanto per dire, gli esempi questi qua sono stati fatti su Strauss, che è un programma un po' differente rispetto a, diciamo, il concetto è sempre lo stesso perché più o meno vanno tutti allo stesso modo, però diciamo per variazioni temperature, diciamo per casi sotto fuoco è più utilizzato Strauss di SAP in generale. E diciamo questi che vedete sono esempi immediati, niente di particolare, diciamo, difficoltà. E la prima parte riguarda sempre quello che abbiamo detto in apertura, cioè il carico di stabilità. Di fatto è stato preso un elemento strutturale, una colonna, e valutato quello che è l'influenza della modellazione nel raggiungimento della valutazione del carico critico ottenibile tramite formulazione manuale. Giri di parole per dire, se io utilizzo questa formula e trovo un certo carico critico, se modello la struttura con il carico, con le caratteristiche prese scritte nella formulazione, al variare del come varia il carico ottenuto dal modello al variare della modellazione, ad esempio,
Un'influenza che non è, diciamo, trascurabile è quella della suddivisione dell'elemento in più elementi strutturali, in più sottoelementi, di fatto. Se volete, se prendiamo in considerazione questa tipologia di struttura vincolata in questo modo, quindi con beta uguale a 1, questa è effettivamente l'asta di Euler vera e propria. Le proprietà della sezione, del materiale e quant'altro sono qui riportate e queste permettono di individuare un carico critico che è quello riportato in tabella. Diciamo, il concetto, se volete, è analogo a quello detto in precedenza del fatto che per raggiungere il carico critico relativo a n uguale a 2 è necessario vincolare il punto in cui si ha il flesso, il cambio della curvatura. La stessa cosa si può dire nell'ambito della modellazione, per dire per cui la situazione migliore si avrà sicuramente se il nodo in corrispondenza del quale si suppone che avvenga il massimo spostamento sia possibile andare a leggere direttamente lo spostamento raggiunto nella modellazione. Questo perché magari chi ha più affinità con modellazione elementi finiti e quant'altro, se si vuole avere lo spostamento in un determinato nodo dell'elemento, è necessario che sia definito un nodo in quel punto. Che poi possa essere un nodo della griglia che utilizzo come scheletro per rappresentare la struttura, o che sia un nodo di un sottoelemento, se volete, come in questo caso, perché qui se fate caso ho un'unica linea verticale e non ho io materialmente definito nella griglia degli elementi del programma il nodo in questo punto, in mezzeria, se volete. Ma questo è un nodo che diciamo, risulta dalla possibilità che io ho in tutti i codici di calcolo di selezionare l'elemento e dire voglio che l'elemento sia suddiviso in x elementi. E ovviamente si può notare come all'aumentare del numero di elementi strutturali, di sottoelementi, in questo caso si raggiunga un valore del carico critico che sia. Che risulta, chiedo scusa, confrontabile con quello individuato in precedenza, con quello individuato, diciamo, tramite le formulazioni. Valore che è sensibilmente differente nel caso in cui io non abbia la possibilità di valutare in maniera, diciamo, esplicita quello che è lo spostamento o la garantire un certo valore di deformabilità della struttura, cioè ad esempio in questo caso se considero un unico elemento. E qui è riportato anche diciamo, la variazione dell'errore percentuale e in questo grafico in cui la retta di fatto rappresenta il valore individuato tramite la formulazione e la linea più chiara rappresenta invece la variazione del carico critico individuato tramite la valutazione degli elementi, del numero di elementi. La stessa cosa è stata fatta anche per casi differenti, per tutti i casi che vedete raffigurati in questa immagine. Caso 2 è quello per cui ho una mensola. E se fate caso, diciamo se, tra virgolette, caratteristiche del vincolo, diciamo il nodo di sommità è quello in cui ho il massimo spostamento possibile della struttura. Qui, diciamo, sono un po' più fortunato perché anche con valori, sebbene la differenza risulti essere evidente su questo grafico, l'errore percentuale non è poi così significativo come nell'altro caso. E quindi al variare anche della beta, quindi della lunghezza libera dell'inflessione, varia quella che è diciamo,
Questo è semplicemente per dire che anche in analisi tipo queste bisogna avere un minimo che potrebbero essere, perché non potrebbero, che sono di fatto semplici analisi, una certa sensibilità nella modellazione è opportuno che ce l'abbia, che comunque non sottovaluti determinati aspetti. E quindi ecco, questa è sempre la situazione per il caso 3. Stessa situazione per il caso 2. Beh, chiedo scusa, per il caso 5. Qui lo beta è ottenuto, è sempre 2, però lo schema di vincolo è differente rispetto a quello individuato in precedenza, quindi non è una mensola questa. E quindi si nota come ovviamente all'aumentare del numero di elementi strutturali si avrà di elementi in cui è diviso l'elemento strutturale, si avrà una convergenza verso il valore individuato. E questo è il caso 6, e ovviamente poi è anche, diciamo, può capitare che sia adesso qui in generale, in questo caso con l'elemento diviso in quattro elementi, la convergenza è sempre stata raggiunta. Ovviamente la situazione potrebbe essere anche più complicata, per cui per esempio potrebbe esserci la necessità di più di quattro elementi. Adesso non è questo il caso, ovviamente. Però già questo aspetto vi lascia pensare al fatto che se la convergenza fatica, significa che da qualche parte c'è un errore che sto trascurando e che in qualche modo devo risolvere, se volete. E ad esempio, in questo caso, con beta pari a 0,5, con questo schema di vincoli, diciamo, non complessa, però magari meno canonico è lo schema di vincolo, anche a parità di lunghezza libera di inflessione, più c'è possibilità che ci siano difficoltà, se volete, o comunque che la convergenza si raggiunga in maniera, diciamo, più lenta. Ah, questa tipologia di analisi ovviamente le potete fare su tutti i programmi che permettono di svolgere analisi di stabilità. Su SAP, per esempio, c'è l'analisi di Bagling vera e propria in cui viene fornito l'autovalore e quindi il carico critico. Stessa cosa su Strauss. Convergenza, se volete, diciamo, problemi di convergenza relativi alla mesh dell'elemento strutturale possono essere presenti, possono essere legati anche, possono essere presenti anche se si valuta quello che è l'effetto della temperatura. Cioè, prima si è visto non la difficoltà, però come al variare del numero di elementi. Quindi al variare della mesh dell'elemento risulta co come viene raggiunto, diciamo, la convergenza verso il carico critico. Lo stesso ragionamento può essere traslato anche nel caso dell'effetto della temperatura. Qui ho riportato quelle che sono le caratteristiche della sezione. Qui si sta parlando di una sezione quadrata semplificata, se volete, la variazione di temperatura e le tensioni legate all'incremento della temperatura. Gli schemi di vincolo sono sempre gli stessi di quelli visti in precedenza. Quindi in questo caso il beta è uguale a 1. E di fatto anche per l'effetto di quella che è la variazione della temperatura, si nota come una migliore mesh effettivamente comporta un risultato migliore, diciamo, più attendibile.
Problemi di mescia, di mesciatura, di mesh degli elementi sono frequenti in ambito di modellazione a qualsiasi livello. E questo era il caso 1. La stessa cosa riguarda il caso 2, che è la mensola, di fatto. Il caso 3 caso 4, io le sto scorrendo perché su queste slide c'è effettivamente poco da dire oltre al fatto che il problema di mesh è importante per l'ottenimento dei risultati voluti. E di fatto questo è lo schema, diciamo, sintetico della situazione in cui viene raffigurata quella che è la variazione, il carico applicato, che in questo caso è la variazione della temperatura, e come variano come al divariare degli elementi del numero in cui è suddiviso l'elemento strutturale, varia la convergenza. Cosa che potete trovare anche riportata nel libro di cui vi ho detto in precedenza. Queste, se volete, sono anche analisi che potrebbero essere fatte in via di calibrazione del modello, cioè per valutare quella che è l'attendibilità del modello che io vado a realizzare. Uno dei modi è anche quello di confrontare con fare esempi semplici per valutare come se effettivamente l'elemento, il modello fa quello che voglio io. Oh, un altro aspetto che riguarda quello che è sempre, diciamo, il carico critico o la modellazione, quindi il carico critico euleriano, può essere quello relativa, diciamo, può essere vista con questo esempio. Qui vi ho riportato quelle che sono le caratteristiche geometriche delle sezioni e del telaio. E la colonna di questo telaio può essere, diciamo, si può sviluppare un'analogia con il caso in cui la forza applicata sia pari a 2 kN e il momento di inerzia sia pari a 2 per la I del telaio. Quindi, diciamo, questo è semplicemente per, se io non volessi studiare questo carico, chiedo scusa, questo schema, ma volessi rimanere in un caso semplificato, devo andare a modificare quelle che sono le proprietà dell'elemento per ottenere lo stesso valore del carico critico. Come si è detto in precedenza, diciamo, non è stato propriamente detto in questo modo, però questa è una citazione del libro di stabilità delle strutture di Corradi dell'Acqua. E diciamo, i carichi critici che corrispondono a quelle che sono deformate simmetriche hanno interesse solo se lo sbandamento laterale è impedito. Sbandamento laterale nel caso di un telaio può essere rappresentato da un sistema di controventature nel piano, ad esempio, cioè ortogonale al telaio. Questo è possibile individuare, diciamo, è possibile valutare anche il caso di un telaio che ha un profilo tubolare in acciaio applicato qua e valutare come varia il carico critico al variare delle sezioni della sezione, quindi delle dimensioni dell'elemento tubolare di controventamento. Questa diciamo, rassomiglia alla curva di pushover della struttura. In realtà è una curva in cui è rappresentato, è riportato sull'asse delle ascisse il diametro dell'elemento tubolare e sull'asse delle ordinate il carico critico raggiunto dall'analisi. In generale si può notare come se il controvento, quindi questo elemento che viene applicato qua, risulta essere poco rigido, cioè banalmente in questo caso il diametro del controvento è piccolo, si avrà una deformata antisimmetrica, quindi un andamento di questa tipologia. Se io invece incremento quello che è la rigidezza dell'elemento di controventamento, in questo caso,
Si sviluppa una deformata antisimmetrica, una deformata simmetrica, con uno sbandamento che rassomiglia al caso in cui il vincolo fosse impedito. Cioè, questa, diciamo, si deformerebbe in questo modo e la deformata che si ottiene è quella che si avrebbe se il vincolo effettivamente qui fosse impedito, se lo spostamento fosse impedito. E ovviamente potete notare come anche in questo caso, se volete, si parla sempre di convergenza, nel senso che da un certo valore del diametro dell'elemento di controavventamento in poi non si ha un miglioramento di quello che è il carico critico raggiunto. Qui raggiunge una certa, ha un andamento orizzontale la curva. Oh, questi aspetti riguardavano quella che è la valutazione del carico critico con il codice di calcolo degli elementi finiti e, diciamo, sempre con il codice degli elementi finiti è possibile anche valutare quella che è il comportamento, diciamo, delle strutture esposte al fuoco. Di fatto è possibile andare a valutare quello che è il comportamento meccanico delle strutture, andando di fatto a valutare quella che è la riduzione di quella resistenza meccanica dei materiali. E perché di fatto il senso è, come visto in precedenza, il comportamento in questo caso dell'acciaio a freddo è uno, il comportamento a caldo è un altro. Importanti sono le non linearità che vengono considerate, che sono non linearità di materiale, cioè il materiale non è elastico lineare, ma è o elastoplastico oppure ha un certo legame elastico non lineare. Esistono anche in questo caso, come poi vi avevo detto in precedenza, diverse tipologie di legami costitutivi semplificati, e perché no, esistono anche i programmi in cui anche in SAP, per esempio, oppure anche nello stesso Strauss è possibile modellare il legame costitutivo effettivo, quindi quello ottenuto dalle prove di monoassiali, volendo, e non linearità di geometria, cioè di fatto le deformazioni della struttura non possono essere trascurate, quindi è necessario valutare che sono le equazioni di equilibrio nella configurazione deformata. Quello che, diciamo, la presenza della non linearità comporta che le analisi di fatto sono iterative. Iterative, se si considera ad esempio la variazione della proprietà meccanica del materiale acciaio al variare della temperatura, significa che in qualche modo io ho a un certo istante di tempo T1, ho un certo valore della temperatura. La temperatura entra all'interno, ad esempio, delle matrici di rigidezza degli elementi strutturali e modifica quelle che sono le proprietà di fatto la matrice di rigidezza viene modificata. Se io poi ho un altro elemento, chiedo scusa, un altro istante di tempo, e allora l'iterazione sta anche in questa procedura e quindi di fatto varia la matrice di rigidezza, ovviamente al variare del tempo varia e variano le caratteristiche e il comportamento del materiale. Ovviamente poi andranno stabiliti anche dei criteri di convergenza, diciamo senza entrare troppo nel dettaglio. Diciamo, la maggior parte dei programmi forniscono la possibilità di settare le tolleranze nella valutazione della rigidezza, nella valutazione del raggiungimento, diciamo, della convergenza in generale. Quindi, di fatto,
nei codici che permettono la valutazione di questi aspetti, quindi la valutazione del comportamento meccanico delle proprietà del materiale al variare del tempo e della temperatura, chiedo scusa, si può fare qualcosa di questa tipologia, cioè io vado a prendere la curva di incendio di progetto che ho deciso di utilizzare, e la inserisco direttamente nel programma. Questa è l'interfaccia del programma, per esempio, e questa è la curva, è la ISO 834. La stessa cosa si può fare per quanto riguarda la valutazione di quel coefficiente che abbatte quelle che sono le proprietà del materiale. Questa era quella che riguarda il valore della plasticizzazione, e questo è invece l'andamento del coefficiente che determina il carico critico, se vi ricordate. La stessa cosa può essere, ovviamente, si può introdurre il materiale secondo un opportuno legame costitutivo, e si può andare a chiedere al programma di applicare di Ovviamente uno deve supporre che sia presente una certa locazione dell'incendio. In questo caso vedete evidenziati questi punti in quanto al programma si sta dicendo che il fuoco si sviluppa in questa porzione della struttura e che quindi quelle curve che sono state qui introdotte, la variazione della temperatura del fuoco nel tempo e dei coefficienti che determinano la variazione delle proprietà meccaniche del materiale, devono essere considerati per gli elementi in questa porzione della struttura. E quindi poi chiedendo di svolgere i risultati, si ottiene il comportamento al variare ad esempio al variare del tempo si vede quello che è la capacità della struttura. Oh, questo era un esempio, diciamo, un po' più indicativo, se volete, perché era una struttura un po' più complessa. Ovviamente l'idea iniziale è sempre quella di partire da un esempio più, diciamo, gestibile, tra virgolette. A partire anche dalla tipologia di curva di incendio che viene considerata. Ad esempio, una delle più semplici ovviamente è quella lineare, in cui ho una certa legge e in qualche modo io questa legge poi la posso far leggere dal programma o la inserisco manualmente oppure la faccio leggere da un file di database come si fa con SAP, con le demistory oppure con gli accelerogrammi, con gli spettri del sisma. E nelle slide successive, che vanno a concludere la trattazione, preannuncio che non sono molte, saranno una decina di fatto, sono riportati quelli che sono i risultati ottenuti per l'analisi di questa mensola con diverse casistiche, cioè asta snella, asta intermedia e asta tozza. Ovviamente è necessario introdurre quello che è il fattore di riduzione visto in precedenza, questo qui è quello relativo al carico critico, non è relativo al carico critico, è quello che determina la variazione del carico critico, ha influenza sulla variazione del carico critico. Un attimo, che vado avanti e vedo.
Sì, diciamo, questa è la variazione, sono sempre i fattori di cui si è parlato in precedenza vengono implementati nel programma e di fatto i risultati che si possono ottenere sono questi o simili a questi. Il programma permette, tra gli output possibili, di valutare quella che è la variazione del carico critico. Chiedo scusa, del carico di plasticizzazione, che è quello riportato in ocra. E come vedete, questo ricalca effettivamente quella che è la variazione del coefficiente che era stato introdotto e che avevamo visto anche nelle slide iniziali e nella volta precedente. Poi permette di valutare quello che è l'andamento del carico critico e permette di valutare quello che è il comportamento della struttura rappresentato da queste curve. Questo che vedete qua è uno zoom di questa porzione. Quindi mi sposto direttamente su questo perché è più, diciamo, più chiaro, no, più chiaro, però migliore visualizzazione. Queste curve permettono di valutare quello che è il comportamento dell'elemento strutturale preso in esame al variare degli elementi, del numero di elementi, in cui è suddiviso l'elemento strutturale stesso. Al variare ovviamente della temperatura. E questo ci permette anche di capire come, di fatto, diciamo, ci permette di monitorare quello che era il comportamento visto inizialmente nel modello semplificato. Qui si sta parlando di un'asta snella, quindi effettivamente il carico, diciamo, il collasso si ha per, già nel caso a freddo si ha per carico critico, per instabilità. E di fatto qui il collasso risulta essere, diciamo, non dico raggiunto, però l'inizio del collasso si ha quando queste curve che monitorano quello che è il comportamento della struttura vanno a raggiungere il valore del carico critico. Infatti, e ovviamente poi si può notare come anche il comportamento varia al variare del numero di elementi in cui l'elemento è suddiviso. La stessa cosa è stata fatta, e un'altra cosa è che, diciamo, come ci aspettavamo, c'è una certa differenza fra il valore del carico critico e il valore del carico di plasticizzazione per un'asta snella. Per un'asta tozza, no tosta, tozza, intermedia, quindi di fatto sono state cambiate le proprietà della sezione, sono quelle che vedete riportate qua in alto. La situazione risulta essere un po' più confrontabile perché il carico critico in questo caso è circa prossimo a quello che è il carico di plasticizzazione. E in effetti, come ci si aspettava, appunto, si ha una minore differenza fra la curva arancione, che in questo caso rappresenta il carico di plasticizzazione, e la curva grigia, che rappresenta appunto il carico critico, la variazione del carico critico nel tempo. Anche in questo caso, si ha anche in questo caso, dicevo, diciamo, al raggiungimento di quello che è il carico critico, in questo caso si ha diciamo, il collasso dell'elemento strutturale in questo caso.
Questo è il caso invece dell'asta tozza. E qui c'è un'inversione di colori. Nella slide prima l'arancione rappresentava il carico di plasticizzazione, qua rappresenta il carico critico, quindi è per questo. E qui, diciamo, anche in questo caso viene mostrato il collasso al variare della temperatura, ma di fatto, diciamo, questa non raggiunge il valore del carico, in questo caso di plasticizzazione, semplicemente per errori, un errore numerico del programma, insomma, non è. E questo è quanto, diciamo. Sì, io pensavo che ci avrei messo di più a presentare le slide, quindi queste sono quelle che mi ero preparato per oggi. Avete domande? Arriva quando deve arrivare quello che abbiamo visto prima nei Sì. laterali, a un certo punto la mettere la temperatura non c'è un'inversione di Sì. cui. No, diciamo, io mi riferivo al fatto che, non so se torno indietro, qui raggiunge effettivamente la curva stessa. Qua invece la raggiunge teoricamente, nel senso che si avvicina in prossimità della curva. Non la raggiunge, è motivo, probabilmente era un errore di modellazione numerica, relativo al programma che abbiamo utilizzato. Però sì, l'idea è quella lì, che c'è l'inversione relativa al fatto che, cioè, di fatto questo grafico mette in evidenza come, mette in evidenza il comportamento della struttura, ma mette in evidenza anche, che in questo caso è semplice, mette in evidenza anche quello che ci si aspettava in precedenza, cioè quello che si è detto in precedenza. Qui c'è un'inversione della faccenda, se fate caso, perché diciamo, il carico critico torna a essere inferiore rispetto al carico di plasticizzazione. Esattamente.